Oggi parliamo di DuckDuckGo, un motore di ricerca che ha come primo obiettivo quello di non raccogliere e né diffondere informazione personale sugli utenti, perché di recente ci sono stati dei problemi su questa loro caratteristica principale. Questo è un video di Breaking News e non vuole fare pubblicità per DuckDuckGo, anche perché loro non mi pagano, è semplicemente un video che riporta un'informazione che sta riguardando questo sempre più famoso motore di ricerca. Allora, per chi non lo sapesse, DuckDuckGo funziona nel seguente modo. È un'interfaccia simile a quella di Google e semplicemente una persona può scrivere quello che si vuole ricercare e dopodiché spuntano i risultati. Il modo con cui DuckDuckGo funziona non è molto semplice e cercherò di restringerlo ai minimi termini. Fondamentalmente si interpone come interfaccia tra l'utente, ovvero voi che cercate un'informazione su internet, e vari motori di ricerca, tra cui Google, Bing. E prima della guerra in Ucraina c'era anche Yandex, che è un motore di ricerca russo, ma adesso hanno sospeso la loro partnership. Quindi cosa accade quando una persona digita una parola da ricercare all'interno del motore di ricerca? In qualche modo DuckDuckGo, dietro le quinte, fa quella ricerca per nostro conto, invece di farla direttamente su Bing o su Google. Perché fa questo? Perché quando noi accediamo a Google o su Bing o su qualunque altro motore di ricerca, sicuramente avete sentito parlare dei cookie, e quindi questi siti trasmettono ai vostri browser dei cookie per tracciare quello che fate all'interno del sito, per poi sfruttarli per altri scopi, tipo pubblicità mirata. Nulla di illegale, soprattutto da quando c'è la legge europea del GDPR, che praticamente noi possiamo accettare o rifiutare quali cookie prendere o non prendere. Però se noi volessimo navigare su internet in maniera del tutto anonima, non necessariamente per scopi illegali, ma semplicemente perché non vogliamo lasciare traccia del nostro passaggio, DuckDuckGo ci permette di fare questa cosa in maniera sicura e tra l'altro gratuita. Personalmente io uso DuckDuckGo sempre. Qual è il problema che è nato con gli utenti? La loro policy di non tracciare gli utenti è stata in qualche modo aggirata. E vabbè, e con questo vi do il benvenuto a FK Breaking News e facciamo partire la sigla. You can... 27. They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Come al solito sono Valerio e oggi parliamo di DuckDuckGo. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina qualora non l'aveste già fatto, così da rimanere sempre aggiornati sugli altri contenuti che porto in questo canale, che tra l'altro, essendo agosto, youtuber quelli famosi hanno preso una pausa, e quindi perché non registrarsi al mio canale, che tra l'altro porto dei contenuti che dal mio modesto avviso sono interessanti. E se volete, qui c'è il mio tag di Instagram, seguitemi, dove semplicemente racconto la mia vita di tutti i giorni, che anche raccontate nei vari vlog che porto il mercoledì su questo canale, e anche anticipazioni di video che poi usciranno su questo canale e molto altro. Come vi dicevo, DuckDuckGo è un motore di ricerca e lo potete configurare in tutti i browser. Oddio, questo è... sto cuocendo. Spero che i miei capelli siano decenti. Stavo dicendo, lo potete configurare in qualunque browser. Semplicemente andate nell'impostazione del vostro browser e modificate qual è il motore di ricerca principale utilizzato nella barra di ricerca. Fatto. Da quel momento in poi tutte le ricerche vengono fatte attraverso DuckDuckGo, che riesce a mantenere il passaggio su internet anonimo. Anonimo almeno finché utilizziamo DuckDuckGo, però quando noi clicchiamo su un sito che utilizza i cookie, a quel punto finisce tutto. Tuttavia, DuckDuckGo offre anche un browser per dispositivi mobili, tra cui iPhone e dispositivi Android. E lo scopo di questo browser è quello di tenere sempre a bada i cookie che tracciano gli utenti in qualunque parte del web, non solo quando si utilizza il loro motore di ricerca, sempre. Qualcuno ha scoperto il maggio scorso che, utilizzando il loro browser, alcuni dei sistemi che usa Microsoft per tracciare gli utenti, nella fattispecie sul loro motore di ricerca Bing e su LinkedIn, riuscirono comunque a passare. E questo qua praticamente faceva decadere il motivo per cui DuckDuckGo esiste, ovvero essere anonimi sul web. Quando questa cosa è stata resa pubblica, ovviamente l'amministratore delegato di DuckDuckGo ha lasciato una notizia e ha detto: sì, è vero, questa cosa la dobbiamo fare, perché quando loro utilizzano gli altri motori di ricerca, tra cui Bing, Google, utilizzano delle interfacce, e per utilizzare queste interfacce, che in informatica sono chiamate API, ci sono delle condizioni, e per utilizzare quelle di Bing le condizioni erano quelle di far passare questi, diciamo, cookie per tracciare e altra roba che sta dietro le quinte. Però questa cosa adesso è stata risolta praticamente bloccando anche i cookie da terze parti, da parte di Microsoft. Quindi questa non era una cosa, come si è detta in giro, sono state dette in giro molte cose, intenzionale, perché DuckDuckGo ha degli accordi, ma no, non ha accordi con nessuno, semplicemente doveva utilizzare un API di Microsoft alle loro condizioni.
in qualche modo non ho ben capito come hanno risolto e quindi tutto è a posto. Quindi se voi siete uno di quelli che utilizzano il browser di DuckDuckGo sul vostro dispositivo mobile, allora vi consiglio di aggiornarlo così da avere la protezione anche sugli script di Microsoft. Benissimo Pinguini, io per adesso ho concluso. Ci vediamo come al solito mercoledì per un vlog e venerdì per un video di FK Under the Hood. E nel frattempo che attendiamo questi nuovi appuntamenti, vi consiglio di andare a guardare i video che trovate qui sulla Handcards. E se questo video vi è piaciuto, allora fatemelo capire lasciando un mi piace e perché no, lasciate la vostra opinione nei commenti. Io risponderò sia testualmente che con un video. E ci vediamo quindi alla prossima, ciao!